base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses, nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska, è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation, sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstead, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi? Lanceremo un VCN monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia, Foxhound. I tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono sei membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Psycho Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me? Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Qui Snake, riesce a sentirmi, colonnello? Forte e chiaro. Qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Fai in modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale.
Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito. Ok, sono pronto. Sembrava qualcuno. Thank you.
Snake. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Eccellente, Snake. Passano gli anni, ma tu resti sempre uguale. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, e meno male. Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Un HIND. Colonnello, che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea, ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un HIND con questo tempo. Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai sradulando? No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo, non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Però sono sorpresa, sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dell'altro. Certo. Non vedo l'ora di saperne di più sull'uomo che sta dietro la leggenda. Ma prima, lascia che ti spieghi come funziona il tuo sistema radar Soliton. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. I puntini rossi sono i nemici. E i coni azzurri rappresentano il loro campo visivo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti grazie alla terapia genetica. Cerca di non farti individuare. Per prima cosa voglio che tu ti infiltri nel centro di stoccaggio e trovi il direttore della DARPA. Al direttore della DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se ancora vivo. Snake, il tuo radar non risente delle condizioni del tempo. Ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake? Siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Questa me la segno, dottore. Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto? Nel mio stomaco.
grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai. Se vuoi entrare, quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? Dovrebbe esserci un condotto anche al secondo piano. Da qui non riesco a vederlo. Decidi tu come procedere. Mi fido di te, Snake. Camera di sicurezza. Di chi sono queste impronte? Una telecamera di sicurezza. Sembrava qualcuno. Snake, sono McDonald Miller. Ne è passato di tempo, vero? Master, che cosa ci fa lei qui? Mi sono stancato di fare l'istruttore e mi sono trasferito qui in cerca di quiete. Ogni tanto do ancora una mano nell'addestramento degli scout dell'Alaska. La sua esperienza sarà molto utile alle nuove generazioni. Campbell mi ha spiegato qual è la situazione. Ho pensato che avrei potuto essere utile. Lei è la migliore guida che io potessi sperare di avere. Beh, conosco parecchie cose sulla sopravvivenza in ambienti ostili. Ho vissuto in Alaska più a lungo di te. Quindi chiamami se hai delle domande sulla flora e sulla fauna locali. La mia frequenza è 141.80.
stato il direttore della DARPA nella cella al primo piano interrato. Cosa mi dici della pulizia dei condotti di ventilazione? Hanno appena tolto le coperture e stanno per spruzzare il topicida. Condotti di ventilazione del primo piano interrato. Richiudete le coperture non appena avete spruzzato lo spray. E tenete anche d'occhio la prigioniera, non possiamo commettere errori ora. Quale prigioniera? È successo qualcosa? C'è un intruso. Davvero? Ha già fatto fuori tre persone. Ha ucciso tre dei nostri? Proprio così. Pare che usi una mimetica ottica. Mimetica ottica? C'è un altro infiltrato oltre a me. Meglio aumentare la sorveglianza del direttore della DARPA. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. Non fare troppo rumore o ti scopriranno. Fai attenzione a camminare su quel pavimento.
Tornate ai vostri posti. Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti.
controllo il radar. Sta rilevando il direttore della DARPA. È un punto verde. Corri a recuperarlo. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando... Snake, il segnale del direttore della DARPA proviene da quelle parti. Sei sicuro di aver guardato dappertutto? Guardati intorno con la visuale soggettiva. Chi sei? Sono qui per salvarla. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? E tu saresti qui per salvarmi? E per chi lavori? Sono il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dietro. Davvero? Deve essere vero. Non sembri uno di loro. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Calma, non si agiti. Prima mi servono alcune informazioni. Sui terroristi. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? Di cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Santo Iddio.
Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare la bomba. Come pensano di effettuare il lancio? Questo posto è un semplice deposito per le testate smantellate. Non dovrebbero poter accedere a un missile armato. Quelle che sto per darti sono informazioni riservate. Ok? Qui stavamo conducendo degli esperimenti con un nuovo tipo di arma. Un'arma che cambierà il mondo. Cosa? Un'arma in grado di lanciare un attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato semovente con un armamento nucleare. Il Metal Gear. Non può essere. Sai di cosa parlo? Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. Come fai a conoscerlo? Ci ho avuto a che fare un paio di volte in passato. È per questo motivo che lei si trovava in questo centro di stoccaggio. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da Dio? Avevo sentito che il progetto del Metal Gear era stato interrotto. Al contrario. Si è evoluto in un grande progetto congiunto tra noi e la Armstack. Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati, prima dell'inizio della produzione di massa. Se non fosse stata per la rivoluzione. Rivoluzione? Il Rex è caduto nelle mani dei terroristi. Il Rex? Il Metal Gear Rex. Il nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Probabilmente hanno già finito di armare la testata che intendono usare con il Rex. Quei tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le armi. Ehi, zitto là dentro! Pensavo che tutte le testate atomiche fossero dotate di misure di sicurezza, una specie di codice di detonazione da inserire. Se intendi i PAL, naturalmente esistono. Il sistema prevede l'inserimento di due codici per poter lanciare il dispositivo. Ci sono due passwords. Esatto. Baker ne conosce una, io l'altra. Baker, il presidente dell'Armstack. Proprio lui. Ognuno di noi deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio. Ma la mia è già stata scoperta. Ha parlato. Psycho Mantis è in grado di leggere nella mente. È impossibile resistergli. Psycho Mantis. Uno dei membri della Foxhound è dotato di poteri psichici. Brutta notizia. È solo una questione di tempo prima che ottengano anche quella di Baker. E se riescono ad avere la password di Baker? Già, potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirglielo. Quale? Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstack, gli sviluppatori del sistema, come misura d'emergenza. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. E se lo faccio? Sì. Impedirà il lancio. Quella scheda. E dove si trovano queste schede? Dovrebbe averle Baker. Ascolta, ti servono tre schede chiave. Ci sono tre diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Ok, tre schede. Hai idea di dove tengano Baker? Da qualche parte, al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Vuoi dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno murato le entrate, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrei cercare le zone con i muri di colore diverso dal normale. Ecco, prendi la mia tessera d'identità personale. Con questa aprirai tutte le porte di sicurezza di primo livello. È una tessera NAP. Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Network d'area personale, giusto? Trasmetti i dati usando i sali del tuo corpo come supporto. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti.
E la porta si apre automaticamente, ho capito. Ok, ora la porterò fuori di qui. Aspetta un minuto. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il PAL? Dai tuoi capi o da chiunque altro? No. Sei sicuro che non ne sapevi niente? Le ho già detto di no. Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro, che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Ehi, che le succede? Perché? Ma che succede? Ehi, che cosa è successo? Naomi, il direttore, che cosa gli è successo? Io non lo so, sembra abbia avuto un infarto, ma... Un infarto? No, colonnello, non è che mi sta nascondendo qualcosa. Assolutamente no. Snake, cerca di capire. Quest'operazione ha un livello di sicurezza rosso. Bisogna avere la massima autorizzazione per accedere a tutte le informazioni. Vuole farmi credere che è a capo dell'operazione e non è in grado di consultare tutte le informazioni a riguardo? Te l'ho detto. È il segretario alla difesa il capo di questa operazione. Io sono qui solo per farti da supporto. Snake, non abbiamo tempo per le discussioni. Togliti di lì e trova il presidente Baker. Non ti muovere! Brutto bastardo! Hai ucciso il direttore! Liquid? No, non sei tu! Non muoverti! È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani. Non riesci a spararmi, pivellino. Stai attento, non sono un pivellino. Bugiardo, hai uno sguardo nervoso, impaurito. Quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pivellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Tu parli troppo. Non hai nemmeno tolto la sicura, pivellino. Ti ho detto di non chiamarmi pivellino. Tu non sei uno di loro, vero? Apri quella porta. Hai una tessera, giusto? Perché? Così ce ne potremmo andare di qui. Sembra che subiremo un lieve ritardo. Oh, cavolo! Che stai facendo? Non pensare, spara! Che stai aspettando? Spara! Te l'ho già detto, non mi trattare come un pivello. Ti ho detto di sparare! Thank you.
Grazie per l'aiuto. Aspetta! Chi sei? Maledetti idioti, l'avete ucciso! Mi dispiace. Il suo scudo era forte. Non sono riuscito a penetrare nella sua mente. Così ora non avremo mai il codice. Capo, penso di avere una buona idea. Ho appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati i nanoidi a provocarla. No, Snake, i nanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psicomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un loop di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis?
Sono arrivato troppo tardi. È ancora vivo. Lei è Kenneth Baker, presidente dell'Armsec, giusto? Non si preoccupi, sono qui per salvarla. No! Non toccarlo! C4. Esatto! Tocca quel filo e il C4 esploderà insieme al nostro amico. Allora sei tu quello di cui il capo parla in continuazione. E tu invece chi sei? Operazioni speciali Foxhound. Revolver Ocelot. Ti stavo aspettando, Solid Snake. Ora vedremo se l'uomo riuscirà a sopravvivere alla leggenda. Questa è la migliore pistola mai creata, la Colt Single Action Army. 6 proiettili, più che sufficienti per uccidere qualunque cosa si muova. Ora ti farò vedere perché mi chiamano Revolver. Estrai! Il vecchio non resisterà per molto. Vogliamo chiudere la questione? C'è male! Proprio quello che mi aspettavo dall'uomo con lo stesso nome in codice del capo! Era molto tempo che non trovavo un avversario come te, ma io sto solo cominciando a scaldarmi. Cosa? Ah, la mia mano! Ah. Oh.
stato fortunato, ci incontreremo ancora! Chi sei? Sono uno come te, non ho nome. Quell'esoscheletro! Riesci a parlare? Ma chi sei? Non sono uno di loro. Il direttore della DARPA mi ha detto che hanno scoperto il suo codice. E il suo... Ho capito. Ti ha mandato Jim. Vieni dal Pentagono. Rispondo alla mia domanda. Il suo codice, che ne è stato? Non c'è tempo. Io ho parlato. Cosa? Ora i terroristi hanno i codici e possono lanciare in qualsiasi momento. Non credere che non abbia lottato. Sono riuscito a resistere alla sonda mentale di Psychomantis. Non è riuscito a leggere la mente. Come è riuscito a resistere? Innesti nel cervello. Innesti? Una sorta di isolamento psichico. Tutti coloro che conoscono questi codici top secret lo usano. Anche il direttore? Naturalmente. Ma il direttore della DARPA ha detto che Mantis ha scoperto il codice leggendogli la mente. Sei sicuro? Sì, ne sono certo. Ma come hanno fatto a ottenere il suo codice? Non mi hanno mai addestrato per resistere alla tortura. Sembra che si siano proprio divertiti con lei. È una belva. Si è goduto ogni secondo di quell'orrore. Cosa è successo al suo braccio? Me l'ha spezzato. Beh, ora è messo peggio di lei. Il suo è stato tagliato via. Sei un tipo spiritoso, tu, eh? Allora, il direttore della DARPA sta bene? Morto. Cosa? Non può essere, non era quello che avevi promesso, Jim! E ora vuoi mettere a tacere anche me? Si calmi. Si può sapere che cosa? Le ho detto che sono qui per salvarla. Non ho ucciso il direttore della DARPA. Ha avuto un infarto o qualcosa del genere. Un infarto, non dire scemenze. In ogni caso, ora i terroristi hanno tutti e due i codici. Quelli sono completamente pazzi. Lanceranno la bomba senza esitare. Lo penso anch'io, ma che cosa vogliono realmente? Chi lo sa, forse sono come noi dell'industria bellica, sempre in cerca della prossima guerra. Beh, mi spiace per loro, ma oggi non gli permetterò di iniziare una guerra. Ha ancora le schede chiave? Quali schede? Quelle per bloccare la sequenza di lancio. Ho sentito che le ha lei. No, non più. Cosa? E chi le ha allora? Non i terroristi, spero. No, quella donna. Donna? Chi? Un soldato che è stato gettato in prigione insieme a me. Un soldato donna, deve essere... Era appena arrivata, era una recluta. L'hanno rinchiusa in prigione perché si era rifiutata di prendere parte alla ribellione. Una nuova recluta? Potrebbe essere la nipote del colonnello. Dato a lei la scheda. Sembra che sia riuscita a scappare. Spero che ora stia bene. Sono sicuro che è a posto. È una pivellina, ma con tutte le carte in regola. Ma lei come fa a sapere che è scappata? Ero in contatto con lei via Codec, fino a quando non mi hanno legato qui, chiaro? Codec? Sì, l'ha rubata a una guardia. Se ce l'ha ancora, dovresti poterti mettere in contatto con lei. Ce l'ha di sicuro. Qual è la sua frequenza? Già, aspetta. Mi spiace, non ricordo. Dannazione! Oh, ma certo! Dovrebbe essere sul retro della confezione del CD! Prova a contattarla! Lo farò, ma mi dica, se le schede non funzionano, ci può essere un altro modo per fermare quel missile? Devi chiederlo a Al Emmerich, uno dei miei impiegati. Chi è? È l'ingegnere capo del progetto Metal Gear Rex, un genio dell'ingegneria, anche se bizzarro. Se c'è qualcuno che può scoprire come impedire che il Metal Gear compia il lancio, quello è lui. E se non riesce a escogitare niente? Dovrai distruggerlo. Emmerich ti potrà dire come farlo. Dove si trova Emmerich? Credo che sia tenuto prigioniero da qualche parte nel deposito delle testate, che si trova a nord di qui. Era lì che svolgeva il suo lavoro. Ho capito. Solo una cosa. Perché creare il Metal Gear? L'era nucleare è finita con il millennio. Te sbagli. La minaccia di una guerra atomica non è svanita. Anzi... oggi è più presente che mai.
La quantità di combustibile nucleare esaurito e di plutonio aumenta di continuo. Ascolta, hai mai visto un magazzino pieno di materiale nucleare? No. File e file di contenitori di scorie nucleari stoccate alla belle meglio, a perdita d'occhio, perché non esiste nessun modo per eliminare quella roba. Così si chiudono gli occhi e si fa finta che siano scomparse. In pratica sì. E lo stoccaggio non avviene neanche in maniera sicura. Molti fusti sono corrosi e le scorie filtrano all'esterno. Incredibile. Come se non bastasse, ogni anno ci sono molte segnalazioni di MUF. MUF? Sì, materiale scomparso. La prova di un ampio organizzato mercato nero dei materiali nucleari. Inoltre, dalla fine della guerra fredda, che molti ingegneri nucleari, in particolare russi, sono rimasti senza lavoro e prospettive. C'è molto materiale nucleare disponibile e ci sono molti scienziati in grado di creare una bomba. Oggi anche una piccola nazione può condurre un programma per ottenere armi nucleari. E le altre superpotenze? La Russia e la Cina hanno un notevole potenziale nucleare. Il disarmo nucleare totale è impossibile. Per la nostra politica di deterrenza serviva un'arma estremamente potente. Intende dire il Metal Gear? Esatto. La nostra industria ha già subito parecchi danni a causa dei tagli al bilancio della difesa in nome della cosiddetta pace. Ho sentito di molte fusioni e acquisizioni tra le maggiori ditte di armamenti. Sì, e per la mia compagnia il Metal Gear era l'ultima speranza di sopravvivere dopo aver perso l'ordine per il nuovo caccia dell'aviazione americana. Ecco perché il Metal Gear è stato sviluppato come progetto in nero. Progetto in nero? Progetti segreti finanziati in nero dal Pentagono. Così si evitano molti problemi e lo sviluppo delle armi procede più velocemente. E nessuno ti può mettere i bastoni fra le ruote. Nemmeno le anime belle della Commissione di Vigilanza sugli Armamenti. Tangenti. Preferisco chiamarli buoni affari. Comunque, il Metal Gear stava per essere reso pubblico dopo un'analisi sui risultati di questa esercitazione. Me ne frego di lei e della sua compagnia. Ah, certo, proprio quello che mi sarei aspettato da uno come te. Ecco, è per questo che sei venuto, vero? Che cos'è? È un disco ottico, è tutto qui sopra. L'hard disk principale è stato distrutto nei combattimenti. Questa è l'unica copia rimasta dei dati. Di quali dati sta parlando? Tutti i dati raccolti durante l'esercitazione. Non fare finta di niente, so benissimo che è per questo che sei qui. Sono riuscito a tenerlo nascosto a quel maniaco mentre mi torturava. I terroristi non sanno di questo disco. Fai in modo di consegnarlo a Jim, al tuo capo. Ti darò anche la mia tessera d'identità personale. Aprirà le porte di sicurezza di secondo livello. Riesci a camminare? No, devi proseguire senza di me. Hanno già avuto la mia password. Ormai io non gli servo più a niente. Ho ancora una domanda. Chi o che cosa era quella specie di ninja? Mi è sembrato che lei ne sapesse qualcosa. Il ninja era il piccolo oscuro segreto della Foxhound. Piccolo oscuro segreto? Un soldato genetico sperimentale. Lo conosce? Dovresti chiedere alla dottoressa Naomi Hunter della Foxhound. Lei ne sa più di me. Naomi? Mi devi fermare. Se questa cosa trapela, io e la mia compagnia siamo finiti. Perché il Metal Gear non utilizza della tecnologia già conosciuta? Il Metal Gear in sé sì, ma... Che cosa mi hai fatto? Può essere quei bastardi del Pentagono. Allora ci hanno fatta! Di che diavolo sta parlando? Loro ti stanno solo usando per... Dannazione, che succede? Coronello, in ascolto! È morto anche lui! Non so che cosa dire. Non menta. A prima vista sembra un altro infarto, ma... Un qualche tipo di veleno. Beh, ci sono molte sostanze in grado di provocare attacchi di cuore, se prese in dose elevate. Per esempio il clorito di potassio o diossidi, ma non lo posso dire con sicurezza senza un'autopsia. Dannazione.
Snake, voglio che collabori con Meryl. Mi posso fidare di lei? Più di quanto ti fidi di me. Mettiti in contatto con lei. Snake, ci sono molte interferenze elettriche nella tua zona. Non ci sarebbero problemi se tu trasmettessi a intermittenza come noi. Ma le trasmissioni normali sono praticamente impossibili. Prova a cambiare posizione. Snake, datti una mossa. Naomi, che cosa diavolo era quella specie di ninja? Era un membro della Foxhound? No. Sicura? Sì, non abbiamo niente di simile nella nostra unità. Proprio sicura? Snake, conto su di te.
Sono rimasto molto impressionato dal modo in cui sei riuscita a fuggire di là. Sei quello che stava in prigione. E tu sei la nipote del colonnello, Meryl, giusto? No, non è lui. Si può sapere chi sei? Sono il pazzo che tuo zio ha spedito solo soletto in mezzo a questo casino. Sei venuto da solo? Ma che credi di essere, un supereroe? Non mi servono le prediche. Sei proprio uguale a tuo zio, lo sai? Come fai a conoscere lo zio? Si parla di tanto tempo fa. Come ti chiami? Il mio nome non è importante. Oh, non è che per caso sei Snake? Sei Solid Snake? Alcuni mi chiamano così. Il mitico Solid Snake. Tu. Mi dispiace per prima. Non ero sicura che fossi uno dei nostri. Ma io sapevo che tu lo eri. E come? Dai tuoi occhi. Miei occhi? Non sono occhi da soldato. Sono occhi da pivellino, vero? No, sono occhi splendidi e compassionevoli. Proprio quello che mi sarei aspettata dal leggendario Solid Snake. Stai cercando di farmi prendere il volo? Non ti preoccupare. Atterrerai non appena mi conoscerai. La realtà non regge il confronto con la leggenda, purtroppo. Non ti credo. Perché sei rimasta sorpresa quando mi hai visto in faccia? Perché sei esattamente uguale a lui. Vuoi dire il capo dei terroristi, Liquid Snake? Esatto, lo conosci. Non è che siete fratelli? Io non ho famiglia. E allora com'è possibile? Non lo so, perché non lo chiedi a lui. Per prima cosa però voglio delle informazioni. Tu hai partecipato a questa operazione fin dall'inizio. Che cosa è successo esattamente? Mi dispiace, ma sono stata catturata insieme al presidente Baker subito dopo l'attacco dei terroristi. Questo lo so. Ma che mi dici di questo posto? Non penso che sia solo un centro per lo stoccaggio di armi nucleari. Ah, ragazzi, la solita storia. Nessuno ti ha detto niente, vero? Ok, allora, questo posto in realtà non serve a smantellare testate nucleari. Questa è la base di un programma sperimentale della Armstech. Una base civile? Esatto, per lo sviluppo del Metal Gear. Colonnello! La Foxhound e il corpo speciale Next Generation erano stati convocati qui per il lancio di prova di una finta testata atomica. Perché la Foxhound? Perché è un gruppo per le operazioni speciali e sono abituati alle missioni top secret. Hanno pensato che potessero aiutare a tenere tutto nascosto. Ma in passato abbiamo già lanciato delle testate nucleari. Perché convocarli solo questa volta? Pare che sia dovuto al fatto che questo era l'ultimo test prima della presentazione ufficiale del programma Metal Gear. Almeno questo è quello che ho sentito. Mi suona male. Che cosa pensi che vogliano i terroristi? Non so bene, mi spiace. Mi hanno presa assieme al presidente Baker non appena la rivolta è cominciata. Già. È stato allora che ti ha dato le schede di aggiramento dei codici di detonazione, giusto? Esatto. È incredibile che tu sia riuscita a tenerle nascoste alle guardie. Sai, le donne hanno più nascondigli degli uomini. Comunque, hai incontrato Baker, eh? Come se la sta passando? È morto. Cosa? Attacco cardiaco, come il direttore della DARPA. Perché? Anche il direttore è morto per un infarto. Già, che tu sappia, erano già malati. No, a quanto ne so. Non credo nelle coincidenze. Sta succedendo qualcosa di strano. Così sembra. Ma non so proprio che cosa sia. Neanch'io, per ora. Conosci il progettista del Metal Gear? Vuoi dire il dottor Emmerich? Proprio lui, è ancora vivo. Probabilmente. Dovrebbe trovarsi nel laboratorio di ricerca, al secondo piano interrato del deposito delle testate nucleari, a nord. Secondo piano interrato? Già, è lì che si trova il laboratorio. Credo che lo stiano obbligando a lavorare sul programma di lancio nucleare. Allora gli servirà vivo fino al suo completamento. Cerchiamo di fare qualcosa prima che diventi inutile. Hai ragione. Se non riusciremo a bloccare il codice di detonazione in tempo, avrò bisogno di lui per sapere come distruggere il Metal Gear. Vuoi affrontare da solo quel mostro, Snake? Non sarà la prima volta. Qual è la strada più veloce per l'edificio in cui è tenuto prigioniero il dottore? Qui, al primo piano c'è un portale di carico che conduce verso nord. Che livello di sicurezza ha quel portale? 5°. Ma non c'è problema. Ho giusto una tessera di livello 5. Bene, io mi occupo di salvare il dottore. Tu invece? Io vengo con te. Escluso. Sei ancora una pivellina. Voglio che tu ti nasconda da qualche parte. Io non sono una pivellina. Oh sì che lo sei. Senti, basta un attimo di esitazione di fronte al nemico ed è tutto finito. La fortuna non dura in eterno. Non so che cosa mi è successo. Non riuscivo più a premere il grilletto. Non avevo mai avuto problemi in addestramento. Ho
Quando ho immaginato i miei proiettili che trapassavano i corpi di quei soldati, ho esitato. Sparare ai bersagli e sparare a delle persone sono due cose diverse. Da quando sono una ragazzina che sogno di diventare un soldato, ogni giorno del